In molti paesi si celebra in questa domenica la festa del corpo e sangue di Cristo. Si usa spesso il nome latino Corpus Domini o Corpus Christi. Ogni domenica la comunità ecclesiale si stringe intorno all'Eucaristia, sacramento istituito da Gesù nell'ultima cena. Tuttavia, ogni anno abbiamo la gioia di celebrare la festa dedicata a questo mistero centrale della fede per esprimere in pienezza la nostra adorazione a Cristo che si dona come cibo e bevanda di salvezza. L'odierna pagina evangelica tratta da San Giovanni è una parte del discorso sul pane di vita. Gesù afferma: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo, il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Egli vuole dire che il Padre lo ha mandato nel mondo come cibo di vita eterna. E per questo lui sacrificherà se stesso, la sua carne. Infatti Gesù sulla croce ha donato il suo corpo e ha versato il suo sangue. Il Figlio dell'uomo crocifisso è il vero agnello pasquale che fa uscire dalla schiavitù del peccato e sostiene nel cammino verso la terra promessa. L'Eucaristia è sacramento della sua carne data per far vivere il mondo. Chi si nutre di questo cibo rimane in Gesù e vive per Lui. Assimilare Gesù significa essere in Lui, diventare figli nel Figlio. Nell'Eucaristia Gesù, come fece con i discepoli di Emmaus, si affianca a noi, pellegrini nella storia, per alimentare in noi la fede, la speranza e la carità, per confortarci nelle prove, per sostenerci nell'impegno per la giustizia e la pace. Questa presenza solidale del Figlio di Dio è dappertutto, nelle città e nelle campagne, nel nord e nel sud del mondo, nei paesi di tradizione cristiana e in quelli di prima evangelizzazione. E nell'Eucaristia Egli offre se stesso come forza spirituale per aiutarci a mettere in pratica il suo comandamento, amarci come Lui ci ha amato, costruendo comunità accoglienti e aperte alla necessità di tutti, specialmente delle persone più fragili, povere e bisognose. Nutrirci di Gesù Eucaristia significa anche abbandonarci con fiducia a Lui e lasciarci guidare da Lui. Si tratta di accogliere Gesù al posto del proprio io. In questo modo l'amore gratuito ricevuto da Gesù nella comunione eucaristica con l'opera dello Spirito Santo alimenta l'amore per Dio e per i fratelli e le sorelle che incontriamo nel cammino di ogni giorno. Nutriti del corpo di Cristo, noi diventiamo sempre più e concretamente il corpo mistico di Cristo. Ce lo ricorda l'Apostolo Paolo: il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Perché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. La Vergine Maria, che è stata sempre unita a Gesù, pane di vita,
ci aiuti a riscoprire la bellezza dell'Eucaristia, a nutrircene con fede per vivere in comunione con Dio e con i fratelli. Angelus Domini, nunciabit Mariae, et concedit Spiritu Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Fece ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni officiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo annunciante, Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamus. Creunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luce teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et sub nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Cui fece in caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, dopodomani ricorre la giornata mondiale del rifugiato promossa dalle Nazioni Unite. Il tema di quest'anno è con i rifugiati. Oggi più che mai dobbiamo stare dalla parte dei rifugiati. Questo è il tema. L'attenzione concreta va a donne, uomini, bambini in fuga da conflitti, violenze e persecuzioni. Ricordiamo anche nella preghiera quanti di loro hanno perso la vita in mare o estenuati viaggi via terra. Le loro storie di dolore e di speranza possono diventare opportunità di incontro fraterno e di vera conoscenza reciproca. Infatti, l'incontro personale con i rifugiati dissipa paure e ideologie distorte e diventa fattore di crescita in umanità, capace di fare spazio a sentimenti di apertura e alla costruzione dei ponti. Esprimo la mia vicinanza al caro popolo portoghese per l'incendio devastante che sta colpendo i boschi intorno a Pedrogrão Grande, causando numerose vittime e ferite. Preghiamo in silenzio. Rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini, in particolare quelli venuti dalle isole Seychelles, da Sevilla, Spagna,
e da Umuarama e Toledo, Brasile. Saluto i fedeli di Napoli, Arzano e Santa Caterina di Pedala. Un saluto speciale porgo alla qualificata rappresentanza della Repubblica Centrafricana e delle Nazioni Unite, che in questi giorni si trova a Roma per un incontro promosso dalla comunità di Sant'Egidio. Porto nel cuore la visita che ho fatto nel novembre del 2015 in quel paese e auspico che, con l'aiuto di Dio e la buona volontà di tutti, sia pienamente rilanciato e rafforzato il processo di pace, condizione necessaria per lo sviluppo. Stasera, sul sagrato di San Giovanni in Laterano, celebrerò la Santa Messa, a cui seguirà la processione con il Santissimo Sacramento fino a Santa Maria Maggiore. Invito tutti a partecipare anche spiritualmente. Penso in particolare alla comunità di clausura, alle persone malate e ai carcerati. In questo aiutano anche la radio e la televisione. E martedì prossimo mi recherò in pellegrinaggio a Bozzolo e Barbiana per rendere omaggio a Don Primo Massolari e Don Lorenzo Milani, i due sacerdoti che ci offrono un messaggio di cui oggi abbiamo tanto bisogno. Anche in questo caso ringrazio quanti, specialmente i sacerdoti, mi accompagneranno con la loro preghiera. Auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Ecco la folla che risponde.